Se questo video raggiunge i 5.000 mi piace, mangerò per 24 ore solo pizza. Bello a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti a un nuovo super video sul mio canale YouTube. Io sono Matteo Nicola e stamattina ragazzi mi sono svegliato con un dubbio. Ho detto, faccio colazione con questi biscotti, poi ho detto, oh no. Faccio colazione con questi biscotti e io aperto. E poi ho detto, oh no, ma io voglio anche questi biscotti e questi biscotti e questi biscotti. E quindi ragazzi, per molto tempo ho guardato e riguardato il video del maestro Giovanni Fois in cui per una settimana mangiava solo biscotti. Io racchiuderò quella challenge per tutta quanta la giornata di oggi. Mangerò solo biscotti. Questi sono un po' di quelli che avevo a casa. Qui dentro c'è una sorpresa, c'è un homemade particolare, ma lo scopriremo più tardi. E ci sono anche delle piccole altre sorprese che verranno fuori nell'arco di questa giornata. Nel frattempo, assaggiamo per primi i cookies M&M's. I colpevoli, per colpa vostra, che oggi giro questo video. Questo è un biscotto estremamente cioccolatoso, ci sono un botto di M&M's. Fatto bene, mortacci di burro e latte, un altro di quelli a Mars. Ragazzi, questo al Mars è rispetto a quello di M&M's più morbido, più burroso, è proprio Mars. Quello di M&M's ovviamente è molto cioccolatoso in generale, e c'hanno un cassone dentro delle M&M's, questo è proprio Mars, perché il cioccolato, il caramello morbido, entrambi molto 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 buoni. La classica gocciola. Ci vediamo tra un paio d'ore per il prossimo pasto. A few moments later. Ok ragazzi, mi sono fatto la doccia ed è il caso di analizzare insieme a voi un fatto molto importante. Tutti questi biscotti sono praticamente zucchero allo stato puro, quindi voi immaginate che ho fatto colazione, mi sono fatta la doccia, mezz'oretta, c'ho fame un'altra volta. Quindi, ovviamente, ho deciso di schiaffare in mezzo a questo video i miei magici biscotti di Bulk. E dovete sapere che un biscotto di questi, che pesa 60 grammi, ha 227 calorie, che per niente probabilmente è pari tipo a un biscotto di questi, ma ha 15 grammi di proteine. Tipo due uova. Mentre io lo mangio, vi consiglio di passare in descrizione dal link perché ci sono anche un sacco di sconti. Il triplo cioccolato vegano. Pazzesco. Per me è uno dei biscotti più buoni di Bulk. Lo preferisco. Cioè, fate conto che io il 90% delle mattine, a volte riesco addirittura a saltare la merenda e andare direttamente al pranzo perché non c'ho fame. Molto energico. Già prevedo che per me, che non sono un grosso amante dei dolci, ma preferisco il salato, questo video sarà una mazzata. Ma farò anche io il tempo. 2000 years later. Ragazzi, se qualcuno di voi si fosse chiesto che fine ha fatto Benedetta, no, non l'ho uccisa. Sta semplicemente di là nello studio a fare un esame. Comunque è arrivata l'ora di pranzo, mi sembra proprio il caso di mangiare delle Kinder Cards, che non sono propriamente dei biscotti, però sono biscottose, come si dice. Allora, devo dire una cosa: la prima volta che le ho mangiate non mi piacevano, poi sono diventate una sorta di droga. Sono baferose, cremose all'interno, e poi il fatto che te ne diano due mi fa impazzire, perché una sarebbe troppo poco. Il pranzo è molto importante. Assaggio questi, non li ho mai mangiati, mille foglie. Bene. Estremamente croccanti, estremamente dolci, ma per niente dentro non c'è crema. Non so se è volontario per fare in modo che non diventi troppo dolce e non stucchi, o semplicemente hanno lesinato. Però porca vacca, sono buoni. Nutella Biscuits. Oh wow. Ecco, questi mi ricordano la prima quarantena, la pandemia, quando la Ferrero tirò fuori questi cosi. Cioè, tu già potevi andare poco al supermercato. Quando ci andavi non li trovavi e te lo devi al culo. A Gioia, come cazzo hai fatto a fare una settimana così? Io sto a, il terzo pasto, una sabbia di merda di testa, sto con un carico di zuccheri grosso come un cavallo.
Ci vediamo al prossimo pasto. 3 hours later. Ok ragazzi, è il momento di fare merenda. Nutella biscuits mangiati, bulk mangiati, questi mangiati, questi mangiati, questi non mangiati, crispy oppure Oro Choc. Voi che cosa preferite? Fatemelo sapere nei commenti. In questo momento io c'ho voglia di Oro Choc. Oro Choc. Questi vedi sono pazzeschi, probabilmente alcuni dei miei biscotti preferiti. Che bello tutti i pacchettini, sapete che faccio solito? Ne compro una scatola così e me li nascondo in giro per i cassettini della macchina. Così quando poi tipo settimane dopo apro e cerco una cosa, tac, c'è quel pacchettino, me lo mangio, c'è solo io lì tutto contento. Allora, è vero che essendo per niente zucchero lo stato puro, quello che sto ingerendo oggi, mi viene fame molto spesso. Però ho mangiato un pacchettino di questi, mi sento pieno. L'estate è l'unica cosa che potrei bere oggi che possa avere un sapore e che non mi sembri acqua di pozzanghera. Ok, credo che ci vediamo tra un po'. Farò un pre-cena, poi la cena e poi un dopo cena. 2 hours later. Ehi, ciao, sono io ed è il momento del pre-cena. E questo è il mio pre-cena, perché sono le 18.50. Grisby al cocco, non so se li avete mai mangiati. Comunque, miei cari ragazzi, vi ricordo, come al solito, che io di tutti questi bellissimi video su YouTube do degli spoiler sul mio profilo Instagram. E fossi in voi, visto che siamo quasi a 150.000 follower, passerei dal link in descrizione. Sterno di cioccolato ripieno di crema al cocco. Sentiamo proprio il cocco già dal profumo. Oh wow, oh wow. Gonfissimi di crema al cocco, belli coccosi. I wafer sono biscotti? I wafer sono biscotti, Benny? Sì. Sì, che carina. Prova la regia mia palla. Non è altro che un wafer, cioccolato al centro e poi cioccolato dovuto. Oppa, oppa. E quindi ragazzi, ci vediamo più tardi per la cena. 2 hours later. Ok, ho fatto tutta una scena tipo 3 minuti e passa di registrazione che non ho registrato. Comunque, in linea di massima, la mia cena è questa. I biscotti Milka Sensation, che sono pazzeschi, cioè secondo me questi sono i biscotti, questi sono il biscotto più buono che abbiano mai inventato. Ne ho già mangiati 2 perché nel video che pensavo di aver registrato ne avevo mangiati 2 e poi dicevo che questo non è un biscotto, questo è il biscotto e che l'unico biscotto su questo tavolo esistente al mondo che può fronteggiare quello è racchiuso qui dentro. Signore e signori, abbiamo qui con noi i tozzetti de mi nonna, vecchi di oltre un mese ma ancora pazzeschi, e lo so perché ogni tanto uno lo tuzzo. Wow, avete perso la ricetta, scorrete tra i video perché c'è proprio una video ricetta io e mi nonna e famo questi tozzetti. Vorrei portare altre challenge di questo tipo, altre 24 ore sul canale, ma difficilmente lo farò dei dolci perché mi sento veramente appesantito. Vi assicuro che oggi tutto il giorno mangiamo solo dolci. Cioè, sono solo biscotti, non solo dolci. Se questo video raggiunge i 5.000 mi piace, mangerò per 24 ore solo pizza. Ci vediamo per il dopo cena, perché voglio assaggiare questo. Dopo cena mangerò dei pick up e un altro di questi biscotti che non ho ancora assaggiato. Stay tuned. Ore 22 e 28, prenanna interessante. Pick up. Personalmente di pick up preferisco quelli tipo con la striscetta di latte in mezzo alla cioccolata. Non so se c'è presente, li fanno così, tutta cioccolata, e quelli che hanno un po' di latte dentro. Sinceramente preferisco quelli, però pure questi alla fine mi piacciono. Ecco, per me il pick up è anche un biscotto azzeccato. Cioè, è fantastico, veramente fantastico. E credo sia il mio colpo di grazia. Dopo questa, svengo a letto. Ci sono tanti biscotti che non sono riuscito a utilizzare. Fatemi sapere se volete così, casualmente. La parte 2, biscotti che non avevo ancora comprato e biscotti che di questi non ho ancora assaggiato. Mettete mi piace al video, condividetelo con gli amici e niente. Buonanotte, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.